Immagine, capisci che è un lavoro veramente impegnativo, ma perché quello nella sintesi poi, attenzione però, la sintesi non deve essere, il termine giusto forse, non deve essere criptica o difficile da capire. Un testo di un tuo testo, un suo testo, devono far esplodere il lavoro, non deve essere il manuale delle istruzioni per capire l'opera, che anche questo è importante, perché a volte si fa un lavoro sintetico, come dice un aforisma, e proprio non capisci. Deve essere complesso, ma non difficile. Quindi non so se finora sono stato chiaro con queste due definizioni di base. Tornando al mezzo, è il lavoro stesso che ti chiede quale mezzo. Prendiamo ad esempio questo lavoro, no? Io ho usato questo lavoro per una lezione che feci all'Accademia di Brera per gli studenti che facevano la specializzazione proprio del mezzo, della fotografia e del video, no? Perché ho voluto subito iniziare per dire, ragazzi, dimenticatevi anche il video o la fotografia, come dire, non sentitevi troppo legati dal mezzo che state facendo la specializzazione per imparare a usarlo bene. Perché? Perché in questo caso, perché ho utilizzato anche queste scene, in questo caso ho utilizzato un drone ed è uscita una roba quasi cinematografica, una cosa anche forse troppo esteticamente bella per i miei gusti, no? Ma perché? Perché è il lavoro stesso che me lo chiede. Perché questo lavoro per funzionare aveva bisogno di un punto di vista divino, cioè dall'alto, dove l'essere umano è sintetizzato a tanti punti che compongono una linea. Io questo lavoro, mentre lo giravamo, l'ho visto ad altezza uomo, non comunicava quasi niente, no? Sembrava dei matti che andavano per la strada, cioè non era comunicato. Aveva la necessità di essere sintetizzato in un video, addirittura come con dei mezzi altamente tecnologici, quasi spettacolari come quello del drone. E quindi anche queste immagini così, è stato proprio il lavoro chiedermelo.